Siamo presso la sede della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila. Ho davanti a me alcune impiegate a cui chiedo di presentarsi. Io sono Clotilde De Pietro, mi sono diplomata nel 73 e ho incominciato, diciamo, a lavorare subito, quasi subito, nel 74. Ho lavorato prima 5 anni in un'agenzia di viaggi di Sulmona, poi ho fatto il concorso nel 78 e l'ho vinto. Già lei ha frequentato l'istituto tecnico Tecnico, commerciale? sì. Diciamo che il lavoro, cioè il lavoro che svolgo qui è quello della contabilità, quindi mi è servita tutta la cultura Acquisita a che si è scuola, acquisita a scuola, sì. quindi materie fondamentali, Sì, ragioneria, tecnica, ragioneria tecnica. che adesso si chiama economia aziendale. Capito. Quindi ha continuato a No, 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 studiare? non mi sono laureata, no. Ho preferito incominciare subito a lavorare, sì. Capito. E quindi che ruolo ha Adesso io qui adesso? sono capo ufficio, sono addetta alla contabilità, a dare servizi. Angela. Mi sono diplomata nel 78, ho frequentato l'istituto tecnico di ragioneria. E prima di lavorare in banca ho lavorato, da dopo uscito da scuola, veramente ho frequentato un corso di paga e contributi IVA che mi è servito per trovare il primo lavoro. Ho lavorato in impresa edile come ragioniera, quindi facevo paga e contributi. Poi ho fatto un corso in banca e sono entrata in banca. Adesso sono addetta di segreteria. Pratiche di segreteria. Mi sono diplomata all'Istituto Tecnico nel 73, ho per un anno lavorato presso uno studio commerciale e nel 74 sono stata assunta in banca. Gli studi che ho fatti sono stati gli ideali per poter proseguire per fare il lavoro che ho fatto. Attualmente sono responsabile dell'ufficio recupero crediti e sono quadro direttivo. Senta, in questa sede quanti dipendenti siete? Siamo 19. E di questi quanti hanno frequentato lo studio tecnico? 18. Ah, quindi praticamente Quasi quasi tutti. tutti. E con il diploma o ci Con sono il dei diploma. laureati? Alcuni. Quattro Quattro laureati. Ho capito, tutto il resto hanno diploma. cominciato a lavorare vincendo un concorso Sì, qui in sì, banca. sì. Sì, sono Quindi diplomati. l'inserimento nel mondo del lavoro è stato abbastanza Facile. veloce, insomma. Quindi vi è stata d'aiuto quello Sì, che avete sì, studiato lo a studio, scuola, sì, insomma, l'università, materie sì. Sono Paola Pizzagalla e ho il diploma di ragioneria conseguito nel 74. Il ruolo che, sono un quadro direttivo, il ruolo in questa banca è coordinatore di segreteria. Quello che voglio dire ai ragazzi è di impegnarsi nello studio, perché poi alla fine ti premia sempre aver studiato con serietà, perché è difficile entrare nel mondo del lavoro, ma poi c'è la differenza effettivamente con i ragazzi che si impegnano. Sicuramente sono contentissima di essermi diplomata in ragioneria, perché comunque questa scuola ti dà una specializzazione, che altrimenti altre scuole, io ho due figli che hanno frequentato, uno il classico, uno lo scientifico, non voglio togliere nulla a questi istituti. Però mentre il primo si sta laureando in ingegneria, l'altro a un certo punto ha lasciato, ha fatto il classico e nelle mani ha uno studio, sì, sicuramente uno studio, cioè un pezzo di diploma che gli dà una cultura generale, ma nello specifico non ha nulla in mano. Mentre, ecco, conseguire un diploma presso questo istituto di ragioneria è comunque una specializzazione che fa la differenza, che ti permette di entrare nel mondo del lavoro con delle basi comunque, perché entrare per esempio in una banca, aver appreso, cioè, tutti, diciamo, i concetti, la preparazione, le basi della ragioneria, dell'economia. Economia azienda, no, azienda, economia politica, per esempio, tutte queste cose sono nozioni che poi alla fine ti servono per capire meglio quello che tu effettivamente fai nel corso dell'attività Quindi lavorativa. tu hai trovato subito il lavoro dopo il diploma. Sì, l'ho trovato subito. Appena diplomata ho lavorato per una decina di mesi presso un istituto, diciamo, salesiano, insegnavo, tra virgolette, che era una ragioniera, insegnavo diritto commerciale e materie prettamente, diciamo, attinenti al diploma che avevo conseguito. Nel frattempo mi stavo
preparando per partecipare a dei concorsi, e il primo che a cui ho partecipato è stato quello della Carispac, e devo dire sinceramente che avevo studiato tantissimo, poi tra l'altro essendo fresca di studi sono stata agevolata per questo. Puoi dare qualche consiglio alla scuola, ai ragazzi? Ma ai ragazzi io do il consiglio di partecipare con serietà allo studio, perché sono cose che poi si capiscono a posteriori. Nel momento in cui un ragazzo frequenta la scuola, presi dai problemi dell'adolescenziale, eccetera, un po' viene svinuito, diciamo, l'importanza della scuola. Alla scuola il consiglio che do è di fare in pratica, cioè di stage, come dicevi tu, anche presso le banche. Per esempio, io all'epoca avevo il concetto del titolo di Stato, ma di fatto non l'avevo mai visto. E quindi mi sarebbe servito in pratica vedere effettivamente di cosa stavamo parlando, cioè di prendere atto nella pratica del concetto, che a volte diventa sempre per sempre una materia arida, di fatto non lo è. Cioè presa magari prendendo in considerazione invece la pratica di un problema qualsiasi, diventa più interessante anche l'apprendimento, si approfondisce meglio. Siamo Grazia Cetrone, sono diplomata ragioniera dal 1972, lavoro in banca in qualità di capocassiere e come grado c'ho il grado di capo ufficio. Ho frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale di Sulmona quando ancora stava via Mazzara. E mi ricordo che la palestra non ce l'avevamo, si andava a fare ginnastica all'ora di Stefano e passando davanti a questa banca dicevo sempre: il mio sogno è quello di lavorare presso questa banca. E devo dire che si è realizzato, tant'è che una volta diplomata nel 72, nel 74, quindi dopo due anni, vincitrice di concorso, sono entrata in banca qui. Sono stata assunta e sono andata a Castel di Sangro, in primis, sono stata un anno e mezzo, poi sono venuta qui a Sulmona, una decina di anni a Scalo e poi qui di nuovo a Sulmona. Le conoscenze avute durante la scuola, nelle materie? Allora, sono servite tantissimo, a parte che era la scuola che si confaceva proprio a me. E devo anche dire che, pur essendo una scuola tecnica, mi ha insegnato anche l'italiano. Una scuola. Il consiglio è di studiare, perché d'altronde... Questo ai ragazzi. La scuola come qualcosa che può fare di più per questi ragazzi? E per essere utile nel mondo del lavoro? Per canalizzarli le scuole presumo debbano contattare anche eventuali datori di lavoro, come succede su al nord. Anche perché noi ragazzi inseriti nell'ambito del lavoro prima ancora che si diplomino, durante le vacanze estive. Mi sono diplomata all'ITC Adenino di Sulmona. È una scuola, allora io attualmente lavoro in cassa di risparmio, collaboro al borsino titoli, però poi faccio un po' di tutto, quindi da cassiere a servizi vari, quindi qualsiasi cosa che ci sta da fare qui. Il motivo per il quale io ho deciso di andare a scuola all'ITC Adenino è stato proprio perché c'è una buona proporzione fra il livello pratico e il livello teorico, cioè quindi era la scuola ed è tuttora la scuola che permette di orientarsi maggiormente poi verso il lavoro, perché ti dà anche delle basi pratiche oltre a quelle teoriche. Mi ha permesso poi di potermi laureare in economia e commercio, quindi ho avuto delle buone basi per potermi poi laureare, perché poi quello che ho fatto lì in effetti è quello che poi mi hanno dato delle buone basi all'interno della scuola per poter affrontare quello che era la laurea. E da laureato ho partecipato a dei concorsi, il sogno era quello di entrare in banca. E in effetti la scuola è riuscita poi a farmi entrare in banca, quindi è anche grazie a loro, oltre all'impegno che ho profuso io, di poter entrare qui dentro. Quindi subito? Diplomata nel 94, laureata nel 2000-2003. Ah, e ci sono avuti un po' di concorsi però, alla fine. Sì. Niente da dire a livello con riguardo alla scuola, l'unica cosa è un avvicinamento un po' di più ai ragazzi, a quello che è il mondo del lavoro proprio, perché poi quando escono comunque si ritrovano un po' spaesati. Ecco, manca un po' l'anello di congiunzione tra quella che è la scuola e quello che poi è. Andrea Valazzesi, lavoro nella Cassa di Risparmio dal 1988, sono impiegata, mi occupo come la collega di cassa, servizi, ho fatto un'esperienza al borsino titoli, tesoreria.
Quando ho cominciato a lavorare, a differenza delle mie colleghe, sono stata collocata in tesoreria, quindi a differenza delle altre che si sono immediatamente tuffate, assegni, benefondi, cambiati, sono rimasta un po' disorientata, però la scuola mi aveva preparato ad affrontare anche questo settore, il mondo delle tesorerie, quindi bilanci, gli enti pubblici, come funzionavano queste strutture, e devo dire che la scuola mi ha aiutato tantissimo. L'istituto tecnico, mi sono diplomata nel 1986 e devo dire una bella esperienza, un bel ricordo. I tempi sono cambiati, quindi la società è cambiata, ma vedo che anche la scuola è cambiata. Ho visto la scuola, ho sentito l'istituto tecnico, si è aggiornato, sta dando, non so, dei servizi sempre nuovi proprio per tenere passo ai tempi, perché certo la ragioneria come la facevamo noi tanti anni fa materialmente non si fa più. Questo si fa economia aziendale, però le cose più importanti vengono portate avanti e vedo che c'è proprio lo sforzo, e è uno sforzo che poi è premiato perché vedo che si raggiunge, di fare sempre delle cose più vicine a quello che è il mondo d'oggi, così come cambia. Un consiglio che vorrei dare ai ragazzi che stanno facendo l'ultimo anno, a tutti quanti, di studiare, e in particolare quelli che fanno l'ultimo anno e che quindi devono affrontare gli esami di Stato, di studiare tanto, e poi come si diplomano, subito fare i concorsi, perché questo bagaglio di studio fresco che si portano dietro dell'esame di maturità gli giova tantissimo nell'affrontare tutti i concorsi che ci sono da fare. Per me è valso così, io mi sono diplomata nell'86 e nell'88 ho cominciato a lavorare, avevo questo bagaglio fresco di studio che mi ha comportato uno sforzo minimo nel prepararmi per affrontare questi concorsi. Quindi il consiglio che do: studiate tanto e fate tanti concorsi subito, appena diplomati, se il vostro obiettivo è quello di lavorare subito, di non fare una laurea, cose di questo genere. Buon lavoro. Grazie. Signora? Io mi chiamo Bianca Marcantonio, mi sono diplomata all'Istituto Tecnico di Nino nel 1981. E poi, fresca di studi, ho approfittato nel fare i concorsi, come diceva la collega, e nell'83 ho vinto il concorso alla Cassa di Risparmio, dove oggi sono un quadro direttivo. Lo studio che ho fatto nei 5 anni presso l'Istituto Tecnico mi è servito sicuramente come base per affrontare il mondo del lavoro, perché è sicuramente lo studio più pertinente a quello che è oggi il mio lavoro, ma io ritengo che sia allora ed anche oggi, perché comunque di fianco al mondo del lavoro anche il mondo della scuola si è evoluto, si è modernizzato, si è arricchito di tanti progetti, di tanti mezzi che 20 anni fa, 30 anni fa non c'erano, come i corsi di programmatore e diciamo computer e quant'altro. È un'ottima base lo studio, diciamo, in un istituto tecnico per ragionieri, sia per gettarsi subito nel mondo del lavoro, perché ti dà comunque una preparazione sufficiente ad affrontare un certo tipo di lavori già da subito. Se poi si riesce ad ottenerli approfittando della freschezza degli studi è meglio, ma sia anche per porre le fondamenta per una qualsiasi laurea, che può essere una laurea in legge, una laurea in economia, permettendo ai ragazzi che affrontano i corsi di laurea di avere già una preparazione su cui fondare questo genere di cose. Perché un ragazzo che studia ragioneria vuole avere a che fare con il mondo dell'economia, che è un mondo bellissimo, è un mondo reale, è un mondo con cui noi, può non sembrare, ma ci scontriamo tutti i giorni, dal fare la spesa all'amministrare il reddito di casa. Quindi lo studio di ragioneria fa parte della vita, sono problemi reali e concreti che fanno parte della vita e non precludono assolutamente la strada per nessun tipo di carriera. Rispetto alla scuola, diciamo, che avete frequentato, sì, di voi, è cambiata soprattutto la parte scientifica, perché prima non si faceva molta matematica, mi ricordo 2 ore la settimana, quando invece adesso si fanno 5 ore di matematica a settimana, nel corso programmatore anche altre 6 ore di informatica, quindi insomma quel poco che gli mancava. Esatto, sì. Questa materia insomma viene abbastanza approfondita. Se posso dare un consiglio ai ragazzi è quello di prendere lo studio con serietà e volontà, perché seppure a quell'età non ci si fa caso, ed è giusto che sia così perché sono adolescenti, sono giovani, però è il primo passo per un loro futuro. E alla scuola io trovo che qualche volta un attimino si disperdono le energie, quindi di magari sì, progetti, a volte iniziative magari un po' troppo fantasiose, di concentrarsi di più su quello che è lo studio. Quindi ancora più, sì,
concentrarsi, di più, concentrarsi di più su quello che è lo studio, anche con una, con, la se, con una maggiore severità che ricorda un po' quella di me. Grazie, ci aiuta a finire. Io ti ringrazio tantissimo e buon lavoro. Grazie a te.